mettiti al centro, non ci sono i nomi, non c'è nulla. Ciao, ciao. A parte che faccio una premessa, io sono convinto che gli manager esistono, quindi ci nasconde lo Stato per vari motivi, insomma, politici, non sai. No, vabbè, ovviamente la metafora del supereroe per me è importante perché sono un grande appassionato di supereroi, di fumetti, vengo da quel mondo lì, volevo fare anche il fumettista, avevo già inventato altri supereroi, tipo c'era anche Normal Man, un supereroe che ho inventato anni prima, che era un supereroe, un uomo che assume i superpoteri, diventa 100 volte più forte, 100 volte più intelligente, 100 volte più agile, solo che partiva svantaggiato perché era 100 volte più stupido, 100 volte più, e quindi diventa normale, insomma, però i superpoteri li acquisisce. E sai che c'è, che per timore differenziale non i supereroi che creo io sono sempre improbabili in qualche modo, perché ho troppo rispetto per quelli veri, capito? E quindi poi in questa serie Posamen è utilizzato in un modo secondo me molto interessante per me anche a livello psicologico, quindi come insomma l'hanno vista, mi pare, qualche delle puntate sì, l'hanno vista, cioè, no, in realtà le prime tre, e mi sono immaginato perché nella serie io sono effettivamente me stesso con tutte le mie insicurezze, tutte le mie paure, cioè sono io quello, solo che sono io in trasportato in un altro multiverso, un'altra situazione, quindi come sarebbe stata la mia vita se invece di essere l'attore fortunato che sono per la carriera fortunata che ho avuto, magari ero uno che arrancava e l'unico successo era rappresentato proprio da questo supereroe, no? Inventato da me, quindi cosa sarebbe successo? Forse l'avrei un po' odiato, un po' sarebbe creato qualche problema, e quindi un modo per raccontare un pochino il mondo degli attori, un pochino il mondo, non solo quello, ma il mondo che appartiene un po' a tutti, perché nella serie è fatta di una persona appunto con delle problematiche che possono avere effettivamente tutti. Quello che mi interessava però era la chiave di racconto, autoironica, umoristica, cioè l'idea di divertire. Per me l'intrattenimento rimane la cosa comunque più importante, quindi non voleva essere assolutamente, non vuole essere una serie ego riferita assolutamente, anzi è molto corale, come potete vedere, e lo è a tutti gli effetti, perché loro fanno dei ruoli straordinari nella serie e sono veramente divertenti. E tutto qua, insomma, ecco, quindi Posamen utilizzato sia per amore che ho, e più avanti si vede poi della serie, più avanti, per amore proprio della figura del supereroe in quanto. Cioè, certo, voglio fare una premessa che dopo il successo di Posamen su Amazon Prime, praticamente mi hanno chiesto, vuoi fare una serie su Posamen? Così qualcuno mi ha chiesto, io ho detto, sarebbero 6 puntate da 20 secondi, perché quello fa 6 pose e basta, non fa nient'altro, quindi non so come se è impossibile fare una serie su un personaggio così. Mentre invece abbiamo trovato un modo per raccontarlo, per raccontare anche perfino Posamen, che è un supereroe che fa solo 6 pose, in modo che sia interessante il racconto, tutto qua. Allora, io ovviamente, mi piacerebbe sentirli tutti, perché li amo tutti tantissimo, mi fanno tutti ridere, però la cosa che mi incuriosisce di più in questo momento sono le ragazze, quindi volevo sapere da Sara e da Camilla, stiamo parlando della Camilla Frippi, quali sono insomma i loro ruoli e come sono appunto finite in questa serie molto surreale e divertente. Grazie. Grazie, intanto che dici, parto io, sorellona. Ok, allora Marzia, diciamo, è un po' un motore iniziale della storia. Lei è la moglie di Lillo, è una donna forte, dolce, sensibile, molto devota a suo marito, al suo lavoro, che però si trova in un momento di grande difficoltà, perché non si riconosce, non riconosce il suo percorso. E quindi decide di lasciarlo e dire, cerchiamo di capire un attimo se riusciamo a proseguire da soli, un attimo, capire cosa vuol dire essere da soli e stare in piedi da soli. Questo causa un effetto collaterale generale molto, molto divertente, molto variegato. Penso che
Marzio nello specifico ha una caratteristica, porta anche un colore drammatico al personaggio, necessariamente, ne parlavamo sia con, appunto, con Eros, il regista, che con Lillo, con gli sceneggiatori, perché chiaramente ci deve essere un momento di verità che genera un moto onesto e sincero rispetto a tutta una dinamica che poi avrà dei momenti estremamente ilari, però doveva esserci questo elemento drammatico di cui penso sia principalmente portatrice Marzia. Poi anche lei avrà dei momenti leggeri più avanti. E quindi questo, secondo me, possiamo, è uno dei ruoli importanti, e l'altro ruolo molto importante femminile. Ciao. Allora, io appunto sono sua sorella e devo dire che sono l'opposto del fratello di Lillo, forse in un qualche modo ci compensiamo. Lei fa la parte più, diciamo, più profonda, più seria, mentre il mio personaggio è un po' più ansioso e leggero. È chiaramente stata un'esperienza incredibile. Mi sono trovata molto bene con Sara, mi sono divertita. E appunto poi siamo entrambe del nord, quindi abbiamo un umorismo simile e una vita simile, e poi appunto siamo state circondate da grandi uomini che in questo momento, diciamo, c'è necessità. Il mio personaggio è Sergio Locatelli e rappresenta Artisti, è un tormentone di questa serie. A un certo punto io do dei biglietti da visita anche a una bicicletta, a una pianta, perché ho questo tic. E sarò brevissimo. Alla fine di dicembre, per fortuna avevo lavorato parecchio, ho detto alla mia agente: adesso ci fermiamo un attimo, metto giù il telefono, mi chiama Lillo, lì, che gli vuoi dire? Io con Lillo, come dire, farei qualunque cosa, da giocare a ping pong a andare in campeggio, per cui non ho potuto in nessun modo dire di no, ho goduto come un pazzo. Ho riso come un pazzo. La cosa che a me piace tantissimo delle tre puntate che ho visto è che esistono delle zone, dei colori narrativi molto diversi, molto definiti, che si mescolano insieme in un modo straordinario, a partire dalla storia d'amore che a me ha molto emozionato. Io l'ho conosciuta e frequentata poco sul set perché li ho visti poco, però poi c'è il mondo di Marco Marzocca, del delirio di bambini di 3 anni vecchi che fanno piangere delle risate, c'è la sua famiglia, c'è il locale di cabaret dove ci sono cabarettisti straordinari che si fanno prendere in giro, per cui diciamo il mio personaggio è l'agente e il migliore amico di Lillo, che non è poco, insomma, mi porterò per sempre dentro le risate che ci si fanno quando si improvvisa e non si riesce a resistere, insomma, quello è il mio compito in questa serie. Peraltro il mio personaggio è serio, io l'ho visto incredibilmente, ha una sua serietà, perché poi dicevamo con Lillo che la persona meno, come dire, meno a disagio psichicamente, paradossalmente, di tutta la serie è lui. Cioè lui è circondato da persone veramente alla deriva psichica, a cominciare da... E questa era la cosa paradossale e bellissima di questa serie, per cui il fatto che esista una linea emotiva fa ridere ancora di più quando poi si parla del sangue dei Jackie, per esempio. Sergio Locatelli rappresenta Artisti. Paolo, prego. Agenore è un uomo disperato. Persona che non ha futuro e forse neanche un passato, tant'è vero che lui il suo passato lo racconta, non si capisce e non si capirà neanche dopo se in realtà lo ha inventato o no, però lui sostiene di essere stato un grande comico in Cina e raccontava gli usi degli italiani, aveva questo spettacolo che faceva molto ridere in cui raccontava gli usi degli italiani in Cina, però non degli italiani in Cina, raccontava gli usi degli italiani ma non li raccontava ai cinesi, e questo adesso non si, poi è successo qualcosa che non si può raccontare perché altrimenti diventa spoiler, però poi dopo c'è stato un fattaccio brutto, un brutto avvenimento che poi lo ha riportato in Italia, gestisce questo locale, invita dei comici bravissimi che però gli fanno tutti schifo, li vorrebbe vedere tutti morti, tant'è vero che gli dà dei consigli sbagliatissimi. Sono perfettamente d'accordo che l'unico ruolo di una persona normale all'interno di questa serie è il protagonista, Lillo. Intorno gli ruotano attorno dei personaggi assolutamente improbabili, forse l'unica che si salva è sua moglie, che tant'è vero lo lascia,
E poi proprio voglio dire una cosa solo personale, che mi ero raccomandato di non fare il fotocall dopo Caccamo, e invece sono capitato proprio dopo Caccamo, e questa è una roba che mi ucciderà prima. No, non ti ucciderà, c'è tutta la posizione. Ecco, vabbè, allora vai, perfetto, certo. Tranquillo. Cristiano, prego. Eccomi, allora io, il mio ruolo si chiama Edoardo, io sono il cocco di mamma, e niente, io lavoro nell'azienda di famiglia e cerco di portare poi Lillo dentro l'azienda, lo aiuto ad entrare in questa azienda. È strano, quando mi ha detto devi fare il provino per il fratello di Lillo, io ho detto ah, non ci somiglio, perfetto, e infatti questo è... aspetta, non ci somigliamo di faccia, perché è difficile che poso senza vestiti, se no non posso assicurare che vabbè. E quindi questo, io aiuterò Lillo ad entrare in questa azienda, poi appunto non so quanto posso dire, quanto no, però nelle tre puntate no. Ok, e quindi poi ognuno al suo tornaconto, ecco, io ho il mio, avrò il mio. Sante è praticamente un ci è rimasto sotto, come si dice praticamente, ha iniziato a giocare da ragazzino ed è rimasto lì, è cresciuto, era amico chiaramente, ma come nella vita noi siamo amici ormai da 30 anni, forse pure qualcosina di più. Avevamo 10 anni. E ci frequentiamo da una vita, ma anche privatamente, e quindi le nostre passioni sono venute fuori. La cosa più difficile di questo lavoro è stata rimanere seri, perché come già abbiamo avuto altre esperienze in passato, ma è difficile girare e rimanere seri, ne sa qualcosa qui il regista che purtroppo ne ha fatte le spese. E Sante è un bambino cresciuto, sì, lui praticamente sono i bambini di Stranger Things che sono invecchiati praticamente, ma sono rimasti gli stessi, perché se guardate in realtà quello che noi facevamo, giochi di ruolo, tutte le passioni, le cose, i miti che abbiamo avuto quando eravamo ragazzini, sono rimasti dentro Sante in modo praticamente radicale, e l'hanno plasmato per tutta la vita, tant'è vero che lui ha un negozio dove vende praticamente articoli fantasy e giochi, appunto, che hanno a che fare sempre con il suo mondo, il mondo di draghi, di maghi, di elfi, insomma, vive nel suo mondo e vuole trascinare naturalmente il povero Lillo, che all'inizio si rende conto dell'assurdità, ma poi in realtà c'è dentro anche lui, anche se lui ha una doppia identità in questa serie, cioè un po' è e un po' ci fa, diciamo così. No, devo dire la verità, è che io sono appassionato, io dipingo miniature, sto facendo un dipingo elfo, per dire, no? sto dipingendo, ce l'ho a casa, no, per dire, quindi ce l'ho questa cosa, quindi ovviamente qui è un po' amplificata nella serie, però è una cosa, diciamo, lui si vergogna adesso, ma lui ci vediamo ogni tanto e facciamo queste cose, cioè giochiamo, facciamo giochi così, insomma, anche videogames, cose così, dove una volta siamo anche vestiti, siamo tra vestiti, diciamo, cioè che stiamo facendo, vabbè, diciamolo Marco, dai, diciamo. Siamo dei grandissimi professionisti che hanno portato in scena un pezzo della loro vita reale, questo diciamo, certo. Apposta. E suonare con la band preferita, tipo, no? Sei sempre stato fan di una band, a un certo punto suoni con loro, ti trovi sul palco con loro, quindi questa è una cosa veramente, un'esperienza bellissima da questo punto di vista. Poi l'altra cosa è che, vabbè, diciamo, tutta questa pazzia, chiaramente, diciamo, ecco, mi sento molto a casa, quindi è proprio un po' la mia natura, insomma, per cui ci agganciamo bene l'un l'altro e direzioniamo e convogliamo tutti, diciamo, i contenuti personali dentro il binario narrativo, no? Quindi cerchiamo di, appunto, anche di far germogliare le scene, no? Sul set, farle ampliarle, renderle vive, no? Creare gag, insomma, quindi è un tipo di esperienza assolutamente, diciamo, in linea con la mia natura, insomma, Allora, ma io avendo una moglie vera che conosco da 28 anni praticamente, mi ha fatto un po' strano, anche perché poi che saluto Tiziana che è qui tra l'altro, che no, mi ha fatto un po' strano anche perché Sara è un'attrice, a parte secondo me con delle qualità comedy pazzesche, perché ha dei tempi comici pazzeschi, lo vedrete voi anche nelle puntate a venire, soprattutto nelle puntate a venire,
è molto vera, lei è molto vera quando recita, è proprio vera, 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 proprio vera, talmente vera che io, finito le riprese, mi chiedevo, ma io devo tornare a casa da una moglie che ho, perché stavo ancora un pochino così, per me, cioè, mi ha fatto vivere questa, mi ha permesso anche di essere credibile nelle scene un po' drammatiche, no? Perché sembrava, ha reso tutto più realistico, quindi è stato veramente un bellissimo rapporto lavorare con lei. E poi la cosa che mi ha veramente colpito è come la sua predisposizione per la comedy anche, e lei è una straordinaria attrice drammatica, ma perché a noi piace, diciamo, a noi tutti, perché siamo tutti un po' così, ci piace partire da una solida scrittura per poi magari lì tirar fuori delle cose anche al momento, che non è una cosa che, di tutti, c'è chi si ritiene, chi rimane fedele assolutamente per una questione anche di modo di lavorare, e lei anche in quei momenti ha dimostrato delle grandi doti di improvvisazione, no vabbè, veramente, cioè, non può più di questo. Volevo chiedere anche al regista, ma allora perché sono state tagliate tutte le scene di sesso che sono state fatte? Alla fine dell'ottava puntata un montaggio, sì. Sui titoli di coda? Sì. Che sembravano un po' fuori luogo, perché la cosa è un po'. Cioè, non erano giuste per il mood della serie, secondo me, anche perché duravano un'ora a scena, un po' troppo. Devo dire che sono stata molto fortunata con i miei mariti, in generale, quindi. Penso fino all'ultima esperienza. Tu approvi molto che Marzia abbia lasciato lì. No, però è stata per me un'esperienza veramente incredibile, è un marito straordinario e, diciamo, conoscendo la vostra storia d'amore lo vedo nella vita reale e mi sono trovata benissimo, mi sono sentita accolta da un gruppo di lavoro straordinario, sono entrata un po' in punta di piedi perché gran parte delle persone qui sedute io le ammiro da anni, mi viene anche da dire che con alcuni sono cresciuta, quindi per me è stata... Sei girata solo a sinistra, faccio... No, però è stato per me veramente un'esperienza incredibile e anche da attrice, questa è una cosa, l'ha detta Lillo, è il fatto di... è interessante perché non si lavora a take, si lavora a sketch, si lavora a cosa funziona in quel momento, in quella scena cosa si cerca, cosa si trova, e in base a quello che troviamo cambia ogni volta, non può essere sempre uguale, non deve essere sempre uguale, e questa per me è stata una cosa molto 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 bella da scoprire, da un po' chiaramente la conoscevo per delle esperienze passate, ma riscoprirla in questo modo per me è stato incredibilmente arricchente. Quindi io, tornando invece al ruolo di marito, io sono molto grata, ripeto, sono molto fortunata. Gli uomini che fanno ridere comunque secondo me sono quelli che vincono sempre, onestamente. Il sottotesto è, non è granché, però a me, ma io me lo sarei sposato, cioè con tutto che è così nella vita.